Gli aspetti più vantaggiosi per comprare a un'asta giudiziaria, quindi il motivo per il quale le persone devono comprare a un'asta giudiziaria, sono veramente tanti. Per esempio, uno dei primi aspetti è sicuramente il risparmio. Il risparmio del 25% ci permette di poter partire da uno sconto rispetto all'acquisto di un immobile, per esempio nel mercato tradizionale, che può essere tra per esempio un'agenzia immobiliare, un privato. L'asta immobiliare è uno strumento che ci permette già di risparmiare a partire da un 25%, a volte per arrivare anche addirittura a un 50-60%. Qualcuno dice anche l'80%, ma in realtà io preferisco basarmi e dire fino al 60%, però la cosa importante è che si parte da un 25% di sconto, ed è già un grande vantaggio, perché se pensiamo che un immobile che possa costare 100.000 euro lo possiamo comprare anche a 75.000 euro, è sicuramente un vantaggio di 25.000 euro, che non è indifferente, quindi porta sicuramente un sacco di benefici a livello economico a chi decide di comprare in questo mercato. Un altro aspetto importante che mi viene in mente è l'onorario del notaio, che in questi casi per chi decide di comprare all'asta non c'è, perché si occupa, per quanto riguarda il trasferimento dell'immobile, direttamente il giudice, quindi è il giudice che va a coprire questa funzione. E il costo del notaio è sicuramente un altro costo importante, che chi decide di comprare all'asta va ad eliminare tra le voci di costo. Questo motivo che mi viene in mente è quello di aiutare le persone, aiutare due tipologie di persone: in gran parte il debitore, colui che a cui hanno tolto l'immobile, perché vuol dire che ha dei debiti e quindi non riesce a pagare questi debiti. Quindi grazie a chi compra all'asta e mette la liquidità, questi debiti in gran parte, a volte nel totale, vengono eliminati. E quindi questo è un vantaggio, quindi un risparmio per il debitore. Dall'altra parte, il secondo soggetto che ne beneficia è il creditore, quindi la persona giuridica fisica che detiene quel credito, quindi che non ha ancora ricevuto quei soldi, e grazie alla liquidità di chi compra all'asta riesce ad ottenere. Quarto vantaggio per chi compra all'asta, per esempio, mi viene in mente, è il mutuo, perché il mutuo si accende, per chi ovviamente ha bisogno del mutuo, si accende solo nel momento in cui c'è l'effettiva aggiudicazione dell'immobile. Quindi si può avere una predelibera del mutuo, partecipare all'asta, e nel momento in cui ci si aggiudica l'immobile si ha la certezza che quel mutuo non è partito antecedente all'aggiudicazione dell'asta, ma parte in maniera contestuale all'aggiudicazione dell'asta. Quindi ci si può permettere di avere un mutuo solo nel momento in cui c'è l'aggiudicazione all'asta. Un altro vantaggio che mi viene in mente, il quinto, è per esempio quello di poter decidere attraverso varie condizioni che ci devono essere, decidere di poter saldare quello che è il restante 90%, per esempio, dopo aver dato la cauzione del 10%, il restante 90% si può saldare anche a rate, entro però alcuni parametri, per esempio i 12 mesi. Si può saldare in 2 mesi, si può saldare in 6 mesi, ci devono essere delle condizioni. Ma questo è un ulteriore vantaggio che ha chi decide di comprare all'asta. Per esempio, se chi vuole comprare oggi all'asta sa che avrà una somma di denaro che serve a coprire quell'acquisto, per esempio fra 6 mesi, può decidere di saldare quell'asta entro 6 mesi, oppure entro 8 mesi, per mettersi al sicuro. Questo è un ulteriore vantaggio. E un ultimo vantaggio, tra quelli più importanti che mi viene in mente, è per esempio quella della possibilità di poter subentrare all'interno di un mutuo con la stessa banca creditrice. Quindi si interrompe la procedura, si subentra al vecchio debitore e si continua a pagare il mutuo. Questo che vantaggio dà? Del vantaggio di non dover superare tutti quegli ostacoli in una fase iniziale, per esempio nell'avere la concessione di un mutuo. Questo è un altro vantaggio per chi compra all'asta, che invece chi de decide di comprare nel mercato tradizionale generalmente non ha. I nostri clienti ci contattano proprio perché sappiamo come fare questo tipo di lavoro, perché li aiutiamo a comprare case veramente a sconto,
a uno sconto molto importante, parliamo di svariate decine di migliaia di euro che si possono risparmiare grazie a questo mercato se lo si sa fare. Chiaramente chi non ha esperienza in questo mercato, io consiglio vivamente di partecipare, soprattutto da soli, se appunto non si ha esperienza, ma bisogna sempre affiancarsi a chi lo sa fare. Noi lo facciamo questo ormai dal 2010 con i nostri clienti, quindi conosciamo benissimo queste dinamiche e sappiamo come far comprare immobili a forte sconto. Quali sono gli ulteriori vantaggi secondo voi tra quelli che io non ho ancora menzionato in questo video? Per me questi sono quelli più importanti che mi vengono in mente in questo momento, però se avete degli altri vantaggi, suggerimenti che non ho menzionato, scriveteli qui sotto e ditemi anche il perché, quindi scrivete qual è il vantaggio e il motivo, in modo tale che possiamo aggiungere ulteriori vantaggi a quelli che ho menzionato, appunto, che sono presenti all'interno di questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, in questo modo potete ricevere le nuove notifiche attivando la campanella sui prossimi video. Se volete imparare a trasformare in business le aste giudiziarie, invece qui sotto trovate l'accesso alla lista di attesa per partecipare al prossimo corso online gratuito che vi permetterà di capire come trasformare le aste in business.